Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Gnocca? No, gnocca appassita. Freschino, freschino, freschino. L'estate sta finendo. Leggero, leggero. Ragazzi miei, mondo, l'estate sta finendo e da cosa me ne rendo conto? Che fa freschino e mi sono messo sulla tuta in pelle e non mi sono sciolto. E questo è un buon segno. Il problema è che anche quando non fa particolarmente freddo, se te la metti su in casa, sudi come una vacca nel momento in cui vai. Sto andando adesso a 50 all'ora che sto scaldando il codino. Sento già freschino. Porca puttana Eva. Morire da piccoli, con i peli del culo a batuffoli, che morire da grandi soldati, con i peli del culo bruciati. Saggezze popolari, saggezze popolari. Neanche mi ha riparato sto buco, cazzo. Oh. Buongiorno signora, scusi devo rallentare. Sto bene, salve, salve. Bene, bene, contento che stia bene. Importante è star bene. Buongiorno, briscoletta? Briscoletta? Ok. Rubamazzo, Machiavelli, scopa, scopone scientifico, poker. Ah, io poker, cazzo, ci do dentro Belfast. Ho uno scooter dietro. Adesso vi facciamo vedere un po' noi come si fa. Ciao, dai, sta cazzo, l'ho seminato. Power, non c'è neanche il gusto di codino. Sei una potenza della natura, cazzo. 200.604 cavalli di potenza assoluta. Ciao, diamoci una mossa signora Leo, perché domani mattina siamo ancora qua. Io devo fare la curva power. Milano, stiamo tornando a Milano, 27 km. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Gnocca? No, gnocca appassita. Ah, ma oggi figa, li becco tutti io i rossi. Non fumare che fa male. Adesso faccio uno sparo con questo che lo lascio qua, secco. Quando c'è un viale alberato bisogna sempre passare con la mano così, come la regina Elisabetta, vedete? Ecco, facendo così, perché uno deve sempre immedesimarsi, cazzo, nella regina Elisabetta e nel re. Ecco, io sono the king of Pirla. Ecco, salutiamo così. Ecco, quello lì deve essere un tipico posto dove ci stanno le signorine di strada, anche definite lucciole, che giustamente devono lavorare anche loro. Però adesso ti dico, cioè, adesso con tutta la buona volontà, signorina, insomma, stai attenta, prendi le precauzioni, perché sono le malattie in giro, eh. Secondo me è nascosta dietro i cespugli, tipo mi ha visto arrivare un alieno e si è nascosta dietro i cespugli. Ma stammi bene, va? E zizzagando per riscaldare le gomme. Adesso ci facciamo vedere dallo specchietto, così per incutere quel timore giusto. Poi lo brasiamo tutto, salutiamo le pussi, cazzo, all'angolo. Un'altra milfona, apriamo tutto, rallentiamo, già vedo due che mi stanno puntando malissimo, che stanno aspettando il bus. Adesso li guardiamo con aria truce, proprio come per dire, ah, sguardo cattivo, cazzo, posto, la mia dose di ignoranza quotidiana è andata. Svegliamo un po', ma sti morti in corda di sti paesini. Ah, sveglia un po' che faccio io, sveglia guys, anzi guys, rosso. Dunque, carapolo, cosa facciamo? Cioè, facciamo tutta la strada a 40 all'ora? O vuoi essere sverniciato? Vabbè, un giorno, ecco, 107 anni per gamba. Oh! L'occasione mi è gradita per salutare l'amico Smoto. Ho avuto il piacere di scambiare due chiacchiere in privato, dunque gli faccio veramente un grosso saluto, un in bocca al lupo per il suo canale. Dunque buona strada Smoto, e mi raccomando, occhi sempre aperti, perché la strada è bastarda.